Oggi ricorre la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. La sicurezza nei posti di lavoro, spesso nei cantieri, è un problema che sicuramente è sotto la lente d'ingrandimento, ma mai debellato ed a farne le spese sono sempre ovviamente i lavoratori e le loro famiglie. Si tratta di una strage silenziosa che conta in media tre morti al giorno ed oltre 200 feriti in Italia, un bilancio che purtroppo negli anni non è affatto migliorato. I numeri assoluti delle morti sul lavoro e degli infortuni in Italia da gennaio ad agosto sono preoccupanti. Sono infatti 657 le vittime. Ancora la Lombardia va alla maglia nera per il maggior numero di vittime in occasione di lavoro, con 85. In Puglia se ne contano 38. Per quanto riguarda le denunce sugli infortuni, c'è stato un calo rispetto al 2022. In regione sono circa 16.000, in provincia di Brindisi 1.491. Gli infortuni mortali denunciati, invece, aumentano di poco. Nel 2023 il dato si aggira a 39, nel Brindisino a 4. Sensibilmente aumentato, invece, il dato sulle malattie professionali che in Puglia si aggira al più 37% rispetto al 2022, con 4000 denunce. In provincia di Brindisi 565 a fronte delle 325 del precedente anno. Insomma, dati che devono far riflettere e pertanto bisogna quanto prima intervenire in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per dare dignità a tutti i lavoratori.